Salve popolo di YouTube, bentornati su Shion, io sono sempre NeoGeo82 e oggi voglio parlarvi di Anna, gioco indipendente creato dagli italianissimi Dream Painters. Purtroppo nelle mie intenzioni c'era quella di fare una video recensione completa, ma per mancanza di tempo e soprattutto per dei problemi di natura tecnica non sono riuscito a girare un video completo, quindi quella di oggi non sarà una recensione come al mio solito, ma più che altro una mini recensione o comunque un parere che io ho maturato giocando e finendo questo gioco. Se comunque volete una recensione più esaustiva, potete andare su Adventus Planet e leggere la mia recensione che ho scritto per quel sito lì. Il link lo trovate qui, qua sotto. Da Adventus Planet poi potrete anche trovare il link per Zodiac e quindi per acquistare appunto il gioco se siete interessati. Ma parliamo soprattutto di Anna e dei Dream Painters. I Dream Painters sono un team, come vi ho detto, completamente italiano. Sono questi ragazzi che hanno esordito praticamente facendo questo gioco e facendosi un'ottima pubblicità. Infatti, questo gioco per tanto tempo è stato sulla bocca di tutti. Più o meno quasi tutte le comunità di videogiocatori italiani hanno atteso questo gioco con molta, molta curiosità. Complimenti a Dream Painters per essersi fatti un'ottima pubblicità. E questo gioco è uscito appunto qualche giorno fa, è uscito il 16 luglio del 2012, su appunto Zodiac e Desura, quindi è disponibile anche a livello internazionale. È un gioco, ovviamente questo per adesso è in inglese, poi più avanti sarà tradotto anche in italiano, con una patch ovviamente gratuita. Ma parliamo soprattutto del gioco, parliamo di Anna. Che cos'è Anna? Anna è stato presentato come un'avventura grafica in prima persona di stampo horror. L'interfaccia, o più o meno il sistema di controllo, è lo stesso di un FPS. Quindi diciamo che da queste caratteristiche sembra il gioco di Anna sembra ricordare molto Amnesia dei Frictional Games. E in effetti c'è un'interfaccia anche abbastanza simile dove potrete interagire con alcuni oggetti o aprire alcune porte muovendo direttamente il mouse, proprio come succedeva in Amnesia o nei Penumbra. Però in Anna questa feature è sfruttata veramente molto poco, quindi io l'ho vista più come una sorta di citazione o di omaggio che una vera e propria caratteristica sfruttata per il gameplay. In ogni caso, Anna è ambientato in questa località della Val d'Aosta, che si chiama, se non lo pronuncio male, scusate, Val d'Ais. E praticamente, tutta la vicenda ruota attorno a questa segheria abbandonata e infestata da presenze paranormali. Inizierete il gioco dall'esterno di questa costruzione e dovrete subito trovare un modo per entrare. Una volta dentro sarete veramente coinvolti in una serie di fenomeni paranormali veramente molto spaventosi ed inquietanti. La particolarità di questo gioco è che gli enigmi che dovrete affrontare non saranno di stampo classico, e questo forse è un po' un difetto, perché dovrete, più che risolvere situazioni pratiche, dovrete praticamente svolgere una sorta di rituale esoterico, e quindi tutti gli enigmi che dovrete affrontare saranno guidati da questa logica un po' difficile da capire, perché dovrete prendere degli oggetti, come pugnali o polverine o foglie, e combinarle in una sorta, appunto, combinarli fra di loro seguendo appunto questa logica da rito, non sempre facile da capire. Però Anna io non l'ho vista tanto come una sfida, quanto più un'esperienza. Sì, perché alla fin fine il gioco non è lineare, il gioco ha ben tre finali diversi a cui potete arrivare, potete aggiungere a seconda delle azioni che compierete nella partita. Infatti anche gli stessi eventi paranormali che accadranno durante il gioco dipenderanno appunto dalle azioni che compierete. Quindi c'è anche caso che ogni partita possa essere diversa da quella che avete giocato in precedenza. Quindi è un gioco che stimola molto a essere rigiocato. Non a caso è un gioco che non dura tantissimo, dura più o meno sulle 3 ore. Quindi trovare tutti i finali vi porterà via un po' di tempo. Ovviamente alla fin fine una sfida c'è, perché comunque in ogni caso riuscire a vedere tutti e 3 finali non sarà semplicissimo. In questo caso vi consiglio comunque di consultare una guida o comunque una soluzione, perché arrivare a capire un po' meno tutto quello che bisogna fare non è sempre facilissimo. In ogni caso, come ti dicevo, Anna, io più che un gioco, più che una sfida, l'ho vista come appunto un'esperienza, una sorta di incubo interattivo. E secondo me questa è la forza appunto di questo gioco, appunto quella di puntare non tanto sul gioco, appunto sulla sfida, sugli enigmi, quanto puntare sulle percezioni
percezioni, sulle sensazioni, su quello che voi percepite. E infatti gioca un ruolo da leone, veramente, gioca un ruolo da leone la grafica, che secondo me è un livello veramente molto alto per una produzione indipendente, soprattutto a livello di luci, sono sfruttate veramente molto bene, e soprattutto la parte del leone in assoluto la gioca il sonoro, effetti sonori veramente inquietanti, fatti benissimo, e soprattutto una colonna sonora, che ricordiamo è di Alessandro Monopoli, se qualcuno sa chi è, e è una colonna sonora veramente molto toccante e molto adatta alla situazione. Bene, come dicevo, allora in definitiva Anna è un gioco che è appunto molto particolare, appunto più un'esperienza che un gioco vero e proprio. Io ve lo consiglio se volete provare qualcosa di diverso, se siete semplicemente curiosi di vedere cosa i Dream Painters sono riusciti a sfornare, a sperimentare con questo progetto molto 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 curioso. Come vi dicevo, il gioco è acquistabile via Zodiac oppure via Desura. Sarà tradotto in italiano tra poco, quindi anche nel doppiaggio, quindi potrete anche godere di un doppiaggio in italiano fra un paio di giorni. E niente, il prezzo non è molto alto, si attesta più o meno sugli 8 euro, quindi è un prezzo più che giusto per un gioco di questo genere. Oltretutto, secondo me, la fattura dal punto tecnica è anche abbastanza, è molto alta, quindi direi che il prezzo è più che giustificato. Bene, signori, questo più o meno era il mio parere, la mia mini recensione su Anna. Spero vi sia piaciuta e spero vi piaccia il gioco, perché io ve lo consiglio. E niente, ci rivediamo, ci becchiamo più avanti sul nostro canale, su Shion. E niente, vi auguro ancora un'ottima estate. A presto!